Buongiorno, buongiorno. Oggi giornata molto diversa dal solito. Ho deciso di degnare i miei amici della mia presenza, cosa ormai rarissima, perché sono allenato come una provola, vi ricordo. E in più abbiamo un nuovo ciclista. Ci andavo pure un gatto, ci andavo. Buongiorno. Buongiorno. Sarà perciò un'ottima occasione per vedere le differenze di guida quando si inizia con la bici e quando magari si conosce un pochino di più la bici. Trovammo un navigatore stamattina. Il piano di oggi prevede di arrivare lì, su quelle montagne, e poi scendere dall'altro lato. I bimbi dicono asfalto, ma io farò una piccola deviazione e li porterò a fare sterrato. Arrivamo da Supa, da... No, a dove vi date in patagliata. Ma puoi darvi di affocati. Com'è andata questa prima salita? Guarda come c'è il foggio. Ma che sta facendo? Ah, storie. Ah, che sei a canzoni? No, 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 no. Che la compa? Andiamo, per su. Mi aspetto. Dai! Vitti germe quando vi sterrato. Aspetta che passo io. Nevica, passa a sinistra. Guarda avanti, 10 metri avanti dalla ruota andavo, guardi. No, no. Sì, sì, vai, vai. Scusa, ho un bidia. Vai, cammina. Vai, vai. È libera i freni però. Sì, cacciupede fuori Valentino Rossi. È arrivato Cairoli. Che cazzo fai? Si può tornare. Dava un po' che pete lì. Se ti spagni scinda. No, perché qua avanti andavano poche pietre pure.
Amén. Ma che dato dove morivo? Che dato dove morivo? Sì, che andavo a aspettare l'equinozio d'autunno. Ah, ho capito. Oggi vado su. Dritto per qua, no dritto per là. Schiena a sinistra, no dritto. Vai lì, vai. Ha un rio che è rombolante anche uno cajuni. Vento! Tu sei in avanti! Ma che spagno liberi di tempo! Ma anch'io! Chi? Ma io non capisci, e volario capisce chi ti spagni? Ti spagni? Ma ti spagni che ti tocco il culo? Non ti tocco, tranquillo, non sei il mio tipo. Tu dissa, sta besa prima. Vai, dopo liberare che non succede niente. Mi spagno. Dicamo oggi per sotto, dai, eh. Sì.
Sì, Spagna è qui, mannaggia. Che è una pietra, buona, dopo. Yeah. Raccontaci com'è andata questa prima esperienza sotterrato. Troppo rischioso. Come troppo rischioso? Troppo. Quanto è Spagna, mannaggia? Okay, alcuni piccoli punti è... No, è un poco complicato, oggettivamente. Che... Però niente è chi. No, è stato proprio... Vola svezzato. 57 km infatti, è stata una bella avventura con un bel pezzo di sterrato che mi è piaciuto tanto. Ho ritrovato un pochino il feeling con la bici, quindi mi sento pure più appagato e ci vediamo alla prossima.